Nuova serie di attacchi in Egitto. Dopo la domenica di sangue che ha fatto registrare decine di morti nella repressione delle manifestazioni, le forze dell'ordine sono state prese di mira sul Sinai. Un'autobomba è esplosa nel cortile interno della sede della sicurezza ad Al-Tur, uccidendo due agenti. Un mezzo militare è stato bersagliato da colpi d'arma da fuoco sulla strada per Ismailia, lungo il canale di Suez. 6 soldati sono morti. Ha provocato solo danni materiali invece l'attacco a un'antenna per telecomunicazioni al Cairo. A piazza Tahrir ora sembra regnare la calma, ma nel paese è in vigore dal 14 agosto lo stato d'emergenza e nella capitale militarizzata permane il coprifuoco notturno. Questa domenica una 50 di persone sono morte durante le manifestazioni pro-Morsi organizzate nel giorno delle celebrazioni ufficiali per il 40° anniversario della guerra contro Israele. Autorità e dimostranti si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco. Nonostante la ferma repressione di cui sono oggetto, i sostenitori del deposto presidente promettono di intensificare le loro manifestazioni contro quello che considerano un colpo di Stato.